Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni. Vediamo un attimino di eliminare questo fruscio. E, per la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, e siamo qui in onda sempre dai microfoni di Radio Gamma 5. Stasera riprenderemo il discorso che abbiamo incominciato già la volta scorsa, Gesù di Nazareth, l'infamia umana, esattamente la seconda parte. La seconda parte, che fra poco andiamo un attimino a leggerci. Vi ricordo, e lo ricorderò anche alla fine della trasmissione, che la conferenza che era programmata per domani a Treviso non si terrà. Per cui invito tutti i radioascoltatori a non venire alla libreria, perché la conferenza è stata bloccata dalla libreria stessa, è stata impedita. E noi abbiamo rotto, come pagani, come apprendisti stregoni, abbiamo rotto ogni rapporto con gli amici, ex amici che avevano fatto la libreria. Per quel che mi riguarda a me, a livello personale, i rapporti con la libreria sono chiusi. Io sono andato in libreria, mi sono ripreso i libri, per cui la libreria non ha più i miei libri in vendita. E se li volete dovrete purtroppo chiederli a me o chiederli all'istituto. Vi do il mio indirizzo, al quale potete anche chiedere quello che avete bisogno. Io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8, Marghera, Venezia. Vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Per cui tutto quello che erano le conferenze che erano programmate per Halloween, per i Saturnali e per i Lupercali sono saltate. Vedremo magari di farle in maniera diversa, magari di farle nella radio, magari da qualche altra parte, in qualche altra libreria, in qualche altra sala, se sarà a disposizione. Noi siamo convinti che comunque le nostre conferenze hanno un buon seguito, per cui non è importante, non è assolutamente grave, diciamo così, aver perso il posto. Ciò che effettivamente fa star male è l'aver perso delle persone, aver perso delle persone che si pensava fossero amiche e che, anche se non avevano una via alla stregoneria, avessero un minimo di sensibilità rispetto al mondo e rispetto alla vita. Forse, comunque queste persone si sono allontanate, hanno deciso che questi sporchi individui che parlano di libertà, che parlano di costruire se stessi, non siano troppo sporchi rispetto a un nobile lavoro che stanno facendo loro. Io posso solo fare auguri, per modo di dire, nel senso che sono talmente amareggiato per il loro comportamento da essere addirittura stomacato. Vabbè, niente, quella libreria non rappresenta più il paganesimo, non rappresenta più la stregoneria, anche se magari andando dentro troverete delle cose diverse, cioè delle cose da sottomondo, ma comunque non troverete più ciò che è del paganesimo e della stregoneria. Detto questo, e detto con rammarico, andiamo al Gesù di Nazareth, all'infamia umana. Abbiamo cominciato a leggere la seconda parte di Gesù di Nazareth, all'infamia umana, se vi ricordate l'altra volta, no? Abbiamo parlato del Gesù davanti al Sinedrio, e poi, che era il primo paragrafo. Il secondo paragrafo è quello del fico, ma ve lo farò un'altra volta. Questa sera invece farò il terzo, cioè Gesù crocifisso, cioè l'atteggiamento che c'è nella crocifissione rispetto alla propaganda, rispetto al modo di esprimersi degli evangelisti ufficiali, e qual è il loro modo di essere, cioè il loro modo di rapportarsi con la vita. Gesù crocifisso, dunque, vediamo Matteo cosa dice. Matteo dice questo: al di sopra del capo posero scritta la causa della sua condanna: questi è Gesù, re dei giudei. Furono crocifissi allora insieme a lui anche due ladroni, uno alla sua destra, l'altro alla sua sinistra. I passanti lo ingiuriavano e scrollavano il capo dicendo: tu che distruggi il tempio e lo rifai in 3 giorni, salva te stesso. Se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce. Similmente i gran sacerdoti, gli scribi e gli anziani lo sbeffeggiavano dicendo: ha salvato gli altri e non può salvare se stesso. Se è il re di Israele, scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio, lo liberi ora se gli vuoi bene, giacché ha detto: sono figlio di Dio. Nello stesso modo lo beffeggiavano anche i ladroni che erano crocifissi con lui. Questa
È la versione che ne dà Matteo. Ricordo sempre che io leggo dalla Bibbia dei Paolini, cioè edizioni paoline, ed è quella Bibbia che viene usata a livello popolare, cioè una Bibbia abbastanza sintetica, diciamo. Cioè, abbastanza sintetica, cioè, è sempre una Bibbia integrale, però senza tutte le note che vengono vendute e spacciate a livello interpretativo. Marco ci dice: gli posero del vino mirrato, ma non ne prese. E poi lo crocefissero e divisero le sue vesti tirando a sorte, per sapere che cosa toccasse a ciascuno. Ora l'ora terza quando lo crocefissero, cioè era l'ora terza quando lo crocefissero. E l'iscrizione che riferiva il motivo della sua condanna era il re dei giudei. Crocefissero pure con lui due ladri, uno a sua destra e l'altro a sua sinistra. Così si adempì la scrittura che dice: è stato annoverato tra i malfattori. Frattanto quelli che passavano lo ingiuriavano scrollando il capo e dicendo: è tu che distruggi il tempio e in 3 giorni lo ricostruisci, salva te stesso scendendo dalla croce. Similmente anche i gran sacerdoti, facendosene beffe fra di loro, insieme con gli scribi dicevano: egli ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce affinché vediamo e crediamo. Anche quelli crocifissi con lui lo schernivano. E questa è la versione che ci dà Marco. Vediamo invece cosa ci dice Luca. E Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Cioè, sono 4 versioni diverse. Essi divisero le sue vesti tirandole a sorte. Intanto il popolo stava là a guardare, mentre i magistrati deridevano Gesù, dicendo: ha salvato gli altri, salvi se stesso, se è il Cristo, l'eletto di Dio. Anche i soldati lo insultavano e si avvicinarono a lui per dargli dell'aceto e dicevano: questi è il re dei giudei. Uno dei ladroni che erano stati crocifissi lo insultarono dicendo: non sei tu il Cristo, salva dunque te e noi. Ma l'altro lo rimproverava dicendogli: non temi Dio, tu che soffri per la condanna, per noi è giustizia perché riceviamo degna pena per i nostri delitti. Ma lui non ha fatto niente di male. Poi aggiunse: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Gesù gli rispose: in verità ti dico, oggi sarai in paradiso con me. Giovanni invece ci dà questa versione: dove lo crocifissero insieme con altri due, uno di qua e l'altro di là, e Gesù nel mezzo. Pilato fece scrivere anche il titolo e lo fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù Nazareno, re dei giudei. Or molti dei giudei lessero questa iscrizione, poiché il luogo dove fu crocifisso Gesù era vicino alla città, ed era scritto in ebraico, latino e greco. I gran sacerdoti dei giudei dissero a Pilato: non scrivere al re dei giudei, ma che egli ha detto: io sono il re dei giudei. Rispose Pilato: quel che ho scritto, i soldati intanto crocefisso che ebbero Gesù, presero le sue vesti e ne fecero 4 parti, una per ciascun soldato, poi presero anche la tunica. Queste 4 descrizioni sono le 4 descrizioni della crocifissione che ne danno gli evangelisti ufficiali. Il commento. Matteo, è chiaro, il motivo della condanna viene scritto e reso pubblico. Gesù era colpevole di essersi dichiarato figlio di Dio e re dei giudei. I cristiani omettono di dire quale sia stata la reale portata della sua colpa. Ogni colpa è commisurata al tempo in cui si esprime. La condanna, quando fatta da un tribunale giusto, è proporzionale alla colpa. Cosa significa spacciarsi per figlio di Dio e re dei giudei? Significava pretendere che tutto il popolo palestinese si mettesse in ginocchio davanti a lui e vivessero operando in funzione del volere di Gesù. Gesù pretendeva l'assoluto ed ebbe una condanna assoluta. Quelle di Gesù non erano soltanto parole, erano azioni reali che lo hanno portato ad occupare militarmente il Tempio di Gerusalemme, con la cacciata di tutte le persone che vi operavano. In Matteo troviamo i passanti che ingiuriano Gesù. La crocifissione di Gesù è un atto pubblico, la condanna e la sua esecuzione è un atto pubblico e i passanti commentano quanto avviene. Nessuno dei passanti parteggia per Gesù. Nessuno dice come sono stati cattivi i sacerdoti. Nessuno scuote il capo, nessuno ha compassione per Gesù. Tutti ricordano quanto andava millantando. Lui affermava di avere il potere di distruggere il tempio e di poterlo ricostruire in 3 giorni. Tutti ricordano come egli andasse in giro affermando di essere il figlio di Dio, chiedendo sottomissione a tutti. Forse nessuno ricorda quando distruggeva il fico che fuori stagione non gli aveva dato i fichi,
né come minantando tale potere invitava a pregare perché la preghiera concedeva il potere di costringere le montagne a gettarsi in mare. Lo sberleffo che gli veniva rivolto era ovvio, gli si chiedeva di essere coerente con quanto andava affermando. Scendi dalla croce. Se Gesù avesse girato la Palestina, seminando speranza, la gente non l'avrebbe sbeffeggiato, si sarebbe indignata sia contro Gesù, sia contro Gesù o contro i gran sacerdoti, ma Gesù non seminava speranza, seminava sottomissione e disperazione, dipendenza da lui stesso in quanto figlio di Dio. Nello stesso modo gli scribi e gli anziani lo sbeffeggiavano, non dicevano ha salvato gli altri, ma dicevano afferma di aver salvato gli altri, oppure afferma di aver salvato gli altri. Non ha senso che gli scribi e gli anziani affermino che ha salvato gli altri, in quanto questo precluderebbe la coscienza di chi e da che cosa qualcuno è stato salvato, dunque l'impossibilità di produrre una condanna. Egli è stato condannato per aver affermato di voler salvare delle persone qualora si fossero sottomesse al suo volere in quanto figlio di Dio. Non le ha salvate e di questo scribi e anziani non hanno dubbi. Le ha soltanto invitate e obbligate a sottomettersi dando in premio della loro sottomissione la salvezza attraverso la concessione di una vita eterna da parte del Dio suo Padre. La dicitura esatta suona così: pretende di salvare gli altri e non è in grado di salvare se stesso. Non è un'affermazione casuale, in quanto sia Gesù che gli astanti del suo tempo e della sua terra non concepivano nessun'altra salvezza se non quella di continuare a vivere col proprio corpo. Non a caso la resurrezione di Gesù è una resurrezione corporea. Le concezioni dell'anima o della vita col corpo di energia erano concezioni di esseri che sapevano guardare oltre il quotidiano, e questo vale sia per gli egiziani, per i greci, per i romani, i persiani, gli assiri, i babilonesi, non certo gli ebrei. Quando gli anziani e gli scribi dicono che pretende di salvare gli altri, intendono che pretende di concedere agli altri la vita eterna, ma non in forma di anima, ma in forma di corpo fisico. Che questo sia vero è confermato da tutte le cronache della resurrezione dei morti al momento del giudizio universale. Quel giudizio che avrebbe dovuto avvenire di lì a poco, in quanto Gesù doveva venire in potenza alla destra di Dio suo Padre. Per gli scribi, gli anziani e Gesù stesso, essere figlio di Dio significava non morire sulla croce, né in nessun altro modo, ma continuare a vivere e per continuare a vivere è necessario scendere dalla croce. Non c'erano alternative. O Gesù agiva dimostrando di essere quanto aveva continuamente millantato, o veniva sbugiardato. La condanna sembra quasi metterlo alla prova. Sembra quasi che i sacerdoti e gli scribi dicessero: proviamo a vedere se ha effettivamente la capacità di scendere dalla croce. Proviamo a vedere se Dio interviene per salvarlo. Se quanto millantava era vero, ne avrebbero avuto la prova, ma non dimentichiamo, per tutti i Vangeli solo Satana metteva alla prova Gesù. Questa è la prima volta che gli uomini mettono alla prova Gesù per verificare l'attendibilità di quanto dice. La verifica dimostra che lui ha mentito. Per questo afferma che Dio lo ha abbandonato. Nella perpetrazione della menzogna, attraverso la quale voleva mettere in ginocchio gli esseri umani, e questo lo aggiungo io, all'atto della morte del suo corpo fisico non aveva energia per trasferire la propria coscienza di sé nel corpo luminoso. Attraverso il suo fare, attraverso il suo volere di assoggettamento, aveva bruciato il Dio luminoso che cresce dentro all'essere umano. Anche i ladroni lo sbeffeggiano. Il fare e le affermazioni di Gesù non meritano rispetto. Egli è vissuto derubando gli esseri umani della loro fede, delle loro speranze e bruciandoli. Ha negato loro la formazione del loro divenire. Al contrario, i ladroni si sono accontentati di appropriarsi di cose, lasciando intatto il divenire del derubato. I ladroni si sono appropriati di cose. Gesù pretendeva di appropriarsi della vita, un disprezzo ben maggiore meritava. Il problema di Luca è diverso da quello di Marco e Matteo. A Luca interessa mettere in rilievo la bontà di Gesù, contrapponendola alla malvagità dei gran sacerdoti. La frase Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno è una frase gratuita. È quanto Paolo e Luca avrebbero desiderato che Gesù dicesse. In realtà Gesù era vietato pronunciare quella frase in quanto alcuni evangelisti andavano farneticando
che tutto questo era ampiamente previsto, sia da Gesù che dalle Sacre Scritture. Se tutto era previsto, doveva essere previsto il premio per chi aveva inchiodato Gesù obbedendo ad un tale compito ingrato. Gesù non poteva chiedere perdono per chi era obbediente al volere divino, a meno che la giunta non fosse stata fatta per volere di Luca e Paolo, in quanto non era concepibile che degli esseri umani uccidessero il Figlio di Dio senza che il Figlio di Dio non avesse scelto di farsi uccidere da quegli esseri umani. Perché chiedere loro perdono? Perché la frase è pura invenzione di Paolo. Paolo ha detto a Luca: facciamo in modo di costruire una versione della morte per cui la gente si commuova di quanto Gesù era buono e comprensivo. Con questo Paolo e Luca cominciarono ad elaborare la teoria dell'agnello sacrificale che i cristiani portano come esempio agli esseri umani socialmente più deboli. La gente di Marco e Matteo diventa il popolo di Luca. La gente ha idee, volontà e determinazione. Infatti nei confronti di Gesù sviluppa un giudizio sbeffeggiandolo. Il popolo è l'oggetto del Vangelo di Luca. Il popolo deve subire il Vangelo. Al popolo il Vangelo deve essere predicato. Dunque il popolo non condanna Gesù. In Luca il popolo è quell'oggetto che segue il padrone o il pastore. Non è un insieme di esseri che sviluppano delle determinazioni. Per questo il popolo si limita a guardare mentre i gran sacerdoti e gli scribi, che Luca vuole far passare come cattivi e malvagi, sbeffeggiano Gesù. Rimane in Luca l'uso del rafforzativo: ha salvato gli altri. Ma anche Luca omette di dire in cosa li ha salvati, lasciandoci supporre, sia a ragione di logica sia attraverso le azioni descritte nei Vangeli, che Gesù affermava di salvare gli altri dalla morte del proprio corpo fisico e che i gran sacerdoti e gli scribi chiedevano a Gesù di provare loro come egli li avrebbe salvati salvando se stesso. Diventerà un dogma della Chiesa cristiana: Dio non si discute. Non si può mettere in discussione quanto Gesù dice in quanto parola del Dio perfetto. Discutere o commentare la parola di Dio significa esercitare le proprie determinazioni nei confronti di Gesù e del cristianesimo. Significa cercare la propria libertà. Per questo motivo i cristiani proibirono con la morte il commento dei Vangeli. È tale la miseria e l'ipocrisia che i Vangeli ufficiali emanano che non potevano fare altrimenti. Eserciti, spade, roghi, galera, tortura e miseria sono i mezzi attraverso i quali i cristiani hanno diffuso la parola di Gesù. Sia in Marco che in Matteo nessuno prende le difese di Gesù. Appare evidente che non esista nessuna condizione morale attraverso la quale Gesù abbia avuto seguito. Nessuno dei miracolati è venuto per consolarlo. Gesù non ha miracolato nessuno, ha solo millantato capacità che descritte nei Vangeli sono state imposte agli esseri umani mediante atti di forza. Per questo motivo Luca fa parlare uno dei ladroni in sua difesa. In fondo, dice Luca, quelli erano ladroni, erano esseri spregevoli che sicuramente meritavano di morire, anche se cosa abbiano fatto o perché l'abbiano fatto, ciò per cui sono appesi non è dato sapere. Né a Marco, né a Matteo, né a Luca interessa molto la giustizia. A loro interessa mettere in ginocchio gli esseri umani. E il ladrone che nei Vangeli più antichi sbeffeggia Gesù, eccolo nel Vangelo di Luca che rimprovera l'altro ladrone per aver sbeffeggiato Gesù. Tanto, sembra dire Luca, ogni testimone è morto, io gli posso mettere in bocca quello che voglio. Due sono le aberrazioni che in questo momento rilevano il Vangelo di Luca. La prima è il riconoscimento da parte del ladrone della giustezza della pena per la quale è stato condannato. È aberrante. Chiunque commetta un delitto, qualunque esso sia, è spinto da motivazioni e da bisogni. Chiunque subisce una condanna da uno stato giuridico reputa quella condanna ingiusta in quanto ogni tipo di condanna è superiore all'entità del reato commesso. Questo è un assioma fondamentale del sistema giuridico, come è stato imposto dalla morale cristiana e dalla necessità del potere di avere. La condanna si subisce, ma non si può mai parlare di giustizia nella condanna. La condanna piega l'essere, il quale può accettarla soltanto quando l'accettazione gli fornisce delle vie di fuga dalla condanna stessa. Ma quando la condanna è assoluta, quando attraverso la condanna all'essere non viene lasciato nessun divenire, la condanna non è mai giusta, ma è la somma di tutte le ingiustizie. Il sistema sociale e il comando sociale hanno costruito le condizioni all'interno delle quali è venuto sviluppandosi
l'azione di chi commette il delitto. Il delitto è sempre una risposta soggettiva a condizioni imposte militarmente dal sistema sociale, sia che queste condizioni siano percepite immediate e istantanee, sia che la loro percezione sia venuta maturando attraverso la trasformazione degli elementi del condizionamento educazionale imposto dal comando sociale. Che un comando sociale si difenda da chi sviluppando determinazioni mette in discussione le sue prerogative è un discorso. Altra cosa è l'accettazione della vendetta. La pena è la vendetta del comando sociale come risposta alle determinazioni del soggetto, da parte di un condannato quando non ha più futuro né più divenire. Inoltre, quanto chiede a Gesù è quanto Luca vuole trasmettere. Sulla terra hai l'ingiustizia, ma Gesù si ricorderà di lui nel suo regno. Per questo Luca si riterrà in diritto di seminare giustizia, in quanto proprio di seminare ingiustizia, in quanto proprio attraverso la sua semina di ingiustizia permette a Gesù di salvare la gente nel suo regno. È assurdo quanto Luca mette in bocca al ladrone, cosa che nessuno degli evangelisti precedenti ha mai osato fare per paura di immediate smentite. Ma Luca scrive per Paolo di Tarso e ha bisogno di un figlio di Dio credibile, anche se la credibilità esce dai confini della Palestina. La dicitura di Luca secondo cui Gesù va nel suo regno è una variabile assoluta nei Vangeli. Il regno di Dio fuori da questo mondo, il regno di Dio fuori da questo mondo. In questo caso Gesù non avrebbe mai potuto affermare che suo padre era il Dio dei vivi. La concezione di un altro mondo non è ebrea. Scusate un attimo solo, ecco qua. La concezione di un altro mondo non è ebrea, è greca e egiziana. Non poteva essere scritta da Marco e da Matteo, in quanto essi non concepiscono nulla di simile. La vita senza il corpo fisico, la vita in una dimensione non raggiungibile dai sensi. Luca non avrebbe mai potuto diffondere un credo senza la concezione di un altro mondo, di un'altra vita fuori dai confini della Palestina. L'operazione voluta da Paolo di Tarso è tale da consentire la predicazione del Vangelo fuori dai confini della Palestina, ma è un'invenzione di sana pianta. Che male avrebbe fatto? Sembra dire Luca, ha messo in ginocchio milioni e milioni di esseri umani, ha rubato loro il pane, li ha costretti a vivere nella miseria, li ha privati della possibilità di esercitare le loro determinazioni. Tanto grande era la ferocia dei cristiani che si organizzavano attorno a queste menzogne. Gesù non dice, in verità ti dico, risorgerai. Dice, sarai con me in paradiso. Luca sa perfettamente come il concetto di resurrezione sia inventato di sana pianta. È improponibile fuori dalla Palestina. Inoltre, le aspettative di risorgere, se prese sul serio, provocano vive reazioni fra chi vede i suoi cari morire senza risorgere. Meglio inventare un luogo di beatitudine, un luogo lontano con cui gli esseri umani possono aspirare senza per questo essere legati da una promessa. E vi ricordo i Campi Elisi greci, come vi ricordo, qui per inciso mi fermo un attimo, come vi ricordo che Celso, quando parla della resurrezione dei cristiani, afferma che la resurrezione dei cristiani non è altro che una variabile bastarda del concetto di reincarnazione che avevano i pitagorici. Tanto per questo è quanto afferma Celso e abbiamo i pezzi di Celso presi da Origene. Dunque Luca, attraverso la sua descrizione, allontana la speranza nella resurrezione per introdurre il concetto di paradiso come luogo dove si giunge dopo la morte. Ora il Vangelo non si può più chiedere spiegazioni, non si possono più chiedere prove, il Vangelo è assoluto, al Vangelo ci si sottomette per spontanea donazione di se stessi o per le armi che i cristiani forgeranno. Per Giovanni la questione è ideologica. Giovanni ha vissuto in condizioni diverse e si è scontrato con pensiero e concezioni diverse, scoprendo l'illogicità e il pericolo insito nei Vangeli di Marco, Matteo e Luca. Egli tende a costruire un'ideologia nuova, un nuovo modo di presentare Gesù, più accettabile e più corrispondente ai bisogni dei popoli che intende mettere in ginocchio. Giovanni può scrivere senza tema di smentita. La scrittura della condanna diventa titolo, l'emissione di una sentenza diventa decisione di condanna. Per Giovanni Gesù non ha subito un processo, ma è stato condannato. Inoltre, nell'esecuzione della condanna, a parte attiva Pilato, il nemico,
che ha conquistato la Palestina. È importante questa introduzione da parte di Giovanni. Preso per vero il fatto che questo Vangelo viene scritto attorno al 100 d.C., la Palestina aveva assistito alla distruzione del Tempio ad opera di Tito e la dispersione di buona parte degli ebrei. I gran sacerdoti e gli scribi non erano più importanti. Gli ebrei non erano più il nocciolo centrale a cui la predicazione si rivolgeva. La predicazione si rivolgeva al popolo diversi che conoscevano Roma. Per Giovanni era importante indicare una partecipazione attiva di Pilato nell'esecuzione per colpevolizzare Roma. Giovanni vuole mettere in bocca a Pilato un'affermazione che a Giovanni serviva più di ogni altra cosa. Pilato aveva scritto. Aveva scritto, i sacerdoti contestavano l'iscrizione e Pilato la ribadisce, non volendo cambiarla. Giovanni spaccia questo come un implicito riconoscimento da parte dell'autorità romana dell'autorità reale di Gesù. È come se Pilato dicesse ai sacerdoti, quello era il vostro re. Quando i gran sacerdoti sono stati sterminati, quando gli scribi sono periti nella guerra del 70, quando nessuno può contestare Giovanni, Giovanni afferma che in effetti Pilato aveva capito che lui era il re dei giudei e che per questo motivo si rifiutò di togliere la scritta. La differenza fra i quattro Vangeli è evidente. Come sono evidenti gli obiettivi? Trovare il mezzo migliore per mettere in ginocchio gli esseri umani, umiliarli, costringerli ad assoggettarsi, accettando delle vere e proprie promesse illusorie in cambio di un annientamento di se stessi e dei propri figli. E questo è il quarto capitolo della seconda parte, è il terzo capitolo, scusate, della seconda parte di Gesù di Nazareth, l'infamia umana. E in questo capitolo vediamo come si svolge, come si svolge la crocifissione e vediamo come il concetto di agnello sacrificale sia quel concetto che i cristiani venderanno nella storia. Nella storia, per 1600 anni, 1700 anni, gli esseri umani si confrontano con l'agnello sacrificale. La visione dell'agnello sacrificale è importante perché implica due figure fondamentali, implica l'incubo e il succube. Se il figlio di Dio diventa succube e i gran sacerdoti diventano incubi, tutti della religione cristiana possono imitare gli incubi per costruire negli esseri umani la situazione di succube. Cioè, ciò che si indica agli esseri umani, alla gente, è la posizione di succube che ha preso il figlio del Dio padrone. Cioè, se il figlio del Dio padrone può assumere la posizione di succube, a ogni essere umano può essere indicata la condizione di succube. Diverso è invece la condizione all'interno dei sacerdoti, all'interno della classe sacerdotale. La classe sacerdotale si fa incubo, cioè dal momento che il suo compito è quello di diffondere l'immagine dell'agnello sacrificale, l'immagine del succube, un'immagine a cui gli esseri umani si devono adattare, i sacerdoti per ottemperare a questo si trasformano in incubo, cioè loro praticamente devono riuscire a spacciare questa immagine fra gli esseri umani. E questa è la vera dicotomia che nasce. Cioè, i sacerdoti, la classe sacerdotale, la religione cristiana si fa incubo e spaccia agli esseri umani la condizione di succube, la condizione dell'agnello sacrificale. Per cui tutta questa immagine che viene descritta nei quattro Vangeli ha una funzione precisa, ad imitazione di Cristo. Cioè bisogna costringere gli esseri umani a identificarsi con Cristo. Bisogna costringere gli esseri umani in ginocchio, perché vedete, anche il Gesù Cristo si è messo in ginocchio. Non esiste determinazioni, non esiste volontà, non esiste costruzione del futuro, perché manca nel modo più assoluto e categorico la possibilità di costruire un futuro in quanto non esiste nessun futuro se non nelle condizioni in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. E questa è la dicotomia, cioè l'essenza fondamentale dei Vangeli. Cioè, i Vangeli hanno un compito preciso, trasformare gli esseri umani in succubi. Non esiste nessuna condizione diversa da questa e i missionari attraverseranno tutta la storia delle culture andando a distruggere tutti i livelli di vita delle persone nel modo più assoluto, più categorico, senza lasciare nessuna alternativa,
al solo fine di impedire loro di costruire il futuro. Non è possibile. Pronto? Pronto? Non è assolutamente possibile vedere le cose e le condizioni in maniera diversa da questo. Perché questo? Perché è la vita, è la storia che ci dice quali sono le condizioni per interpretare una cosa. E la storia ci ha indicato queste condizioni. Hanno indicato queste condizioni negli atteggiamenti, nel fare, nelle azioni delle persone. Le azioni delle persone indicano questo. Chiaramente io so benissimo che ci sono molti radioascoltatori che dicono: ma guarda che io le cose le vedo in maniera diversa, cioè per me le cose le vivo in maniera diversa. Perfetto. In effetti il fatto di diventare succube, cioè di essere costruito in quanto succube, non è una condizione che viene imposta all'essere umano adulto, per cui dico tu essere umano adulto diventi succube, ma è una condizione che viene imposta al bambino. Imponendola questa condizione al bambino si impedisce al bambino di essere consapevole della distruzione della propria esistenza, della propria vita. Pronto? C'è chi parla? Sì, ciao Claudio, Enzo da Mestre. Dimmi. Ciao. Senti, volevo chiederti una cosa che un po' che mi frulla in testa, magari non c'entra niente con quello di cui stiamo parlando, ma applicata nella realtà, cioè diciamo quello che dici che io cerco di applicare nella realtà. Questa febbre che c'è adesso del superenalotto dei 42 miliardi, 50 miliardi, non Sì. ha a che fare qualcosa con la sottomissione della gente, con l'illusione di un paradiso artificiale, di qualcosa che verrà, di un annientamento della tua voglia di fare? È una creazione di dipendenza psicologica. Sì, Ecco, quindi c'entra anche questo con quello di cui stiamo parlando, c'entra, diciamo. No, ti c'entra. lascio, casomai, se vuoi dirmi qualcosa per radio. Grazie, Enzo. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Sì, in effetti è vero questo, cioè quando si crea la dipendenza rispetto a un oggetto, cioè rispetto a Dio, all'immagine di Gesù, in realtà non è semplicemente che ci sia la dipendenza rispetto all'oggetto, ma si costruisce uno stadio psicologico di dipendenza, per cui una persona può passare dal credere in Dio a credere in Allah, a credere in un'altra forma, oppure a credere anche nella fortuna, cioè praticamente io ho visto le persone portare le schedine dal prete perché le toccasse, pregare, non so, pregare Sant'Antonio perché gli facesse vincere i 50 miliardi. Cioè, riuscire a fare queste cose è sempre una condizione di dipendenza soggettiva da un ente esterno. Cioè, non dice, la persona che costruisce la vita mettendo mattone sopra mattone. Qual è la diversità fra una persona che costruisce la vita e una persona che cerca di essere fortunata? A tutti fanno gola qui 60 miliardi, indubbiamente. 60 miliardi risolverebbero parecchie condizioni, però mettiamoci d'accordo. Per vincere quei 60 miliardi, le combinazioni che escono sono circa 600 milioni. Le persone giocano una media di 130 a 140 milioni di combinazioni, cioè da 600 milioni a 130 milioni di combinazioni. Cioè sono fuori di 470 combinazioni, 470 milioni di combinazioni. Per cui le possibilità che quelle combinazioni giocate entrino sono da 1 a 5 circa, cioè 1 su 5. Per cui ci sono anche un numero bassissimo di probabilità che esca la combinazione giocata. Bene. La promessa dei 60 miliardi porta a una dipendenza psicologica di riuscire a ottenere qualcosa che, nonostante non ci sia una probabilità su 600 milioni che esca quella combinazione, nonostante che le combinazioni giocate a livello nazionale sia una su 5, c'è ancora la speranza di poter vincere e Superenalotto. Ebbene, vorrei dire questo: c'è più probabilità di vincere il Superenalotto di 60 miliardi che non di andare in paradiso, perché se non altro l'estrazione esiste, quello che non esiste è il paradiso. Però il dubbio, sai, chissà mai che forse stavolta non l'imbrocco. Ed è una forma di dipendenza, è una forma di speranza che ti impedisce di costruire. Dopo, ormai siamo arrivati a punti in cui
anche chi sta costruendo dice, beh, le 1.000 lire, le 2.000 lire le butto là, insomma. Ho provato anch'io veramente andare a giocare una schedina. Vi dirò, ho sbagliato posto, non avevano il Super Enalotto. Vabbè, la giocherò forse. Cioè, non è questione a un certo punto di avere la dipendenza, è che 60 miliardi in effetti è una cifra talmente assurda, talmente allucinante che è in grado di attirare le persone. Però attirare le persone e pensare di vincere una cosa del genere, beh, è più facile vincere il Superenalotto che andare in paradiso. Dopodiché, quando si costruisce la dipendenza, quando si costruisce lo stato di succube della persona, e la persona si attacca ad altre cose, magari si libera dell'immagine di Dio perché legge i Vangeli e dice: ma questo qua è un povero demente, però in fondo si attacca a qualcos'altro, magari fa le sedute spiritiche tipo i morti che gli parlano, magari spera che effettivamente ci sia qualcosa, allora non so, vediamo, cioè c'è sempre questo titubamento, questo modo di sospensione rispetto alla vita, che non ti permette di andare a costruire il futuro, cioè non ti permette di cominciare a lavorare sui mattoni per fare effettivamente la costruzione della vita. Anch'io giocherò una schedina del Super Enalotto, forse, forse, perché quanto è che non gioco? Dunque, io ho giocato le ultime volte all'otto che avevo 14 anni, per cui sono 32 anni che non entro in un botteghino, salvo che per riparargli il registratore di cassa. Per cui 32 anni, sembra, penso sì che metterò sì una schedina, ma tanto se avete i numeri da me sicuramente non escono. Va bene, detto questo, ricordo ancora che le conferenze a Treviso non ci saranno, non solo, ma ho rotto tutti i rapporti con gli ex amici che tenevano la libreria. Per cui non troverete più i miei libri in libreria. Le persone che hanno mandato delle ordinazioni postali, li farò io personalmente un omaggio e non devono preoccuparsi assolutamente del loro indirizzo perché sarà strappato, per cui non resterà più nessuna traccia del loro indirizzo e nessuno le importunerà più, insomma, nel modo più assoluto, a meno che non mi riscrivano loro personalmente. Per quanto riguarda invece il discorso che stiamo facendo sul crogiolo dello stregone, nella prima trasmissione, è quello, volevo un attimino riprenderlo. Volevo un attimino riprenderlo per chiudere la trasmissione di oggi. Perché? Perché mi sono accorto che alcune persone non hanno ancora compreso il discorso sul crogiolo dello stregone. E allora, per riuscire a farmi capire nei limiti del possibile, del Crogiolo del Stregone vi leggerò la premessa. Cioè, in pratica, il Crogiolo del Stregone è fatto da tre libri: il Crogiolo dello Stregone, il Crogiolo del Male e il Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo. Del Crogiolo dello Stregone, il primo, vi leggerò la premessa. Il Crogiolo dello Stregone è la prima parte di un percorso che definisce il che fare dell'essere umano all'interno della stregoneria e del paganesimo politeista. Il libro dell'Anticristo inquadra e definisce i principi generali della stregoneria e pone le basi per la definizione del paganesimo politeista. Il libro Il Gesù di Nazareth e l'infamia umana va a descrivere la radice del male, individuandola nella fonte originale del cristianesimo e del cattolicesimo. Il libro Il Sentiero d'Oro definisce la qualità delle immagini del paganesimo politeista e come queste vengono lette. Il libro La teoria della filosofia aperta, che non viene diffusa ancora, attraverso la descrizione e confutazione dei principi della filosofia occidentale negli ultimi secoli, pone l'accento sulla possibilità della trasformazione personale del pensatore per poter variare il pensiero. Cosa significa questo? Significa che il pensiero non è il prodotto che viene da fuori la persona, ma la persona attraverso le sue azioni costruisce il proprio pensiero, attraverso le sue determinazioni costruisce il proprio pensiero, che va oltre addirittura al materialismo storico-dialettico marxiano, perché nel materialismo storico-dialettico marxiano
Marx diceva che era il lavoro che costruisce le idee. Le idee, dalla dialettica delle idee alla dialettica del lavoro, cioè il lavoro costruisce il modo di pensare delle persone. Ebbene, non è solo questo, è la persona che si costruisce, non che lavora come lavoro materiale, ma costruisce se stessa, cioè la trasformazione di se stessa che modifica il proprio modo di pensare. Per cui per avere un pensatore è necessario modificare il pensatore stesso. Il libro, ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, definisce alcuni percorsi di stregoneria nel paganesimo politeista di Roma antica. E il meccanismo individuato si può estendere per l'interpretazione di tutti i paganesimi politeisti, anche se più o meno ricchi di immagini. Il libro I fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria dal paganesimo politeista descrive i fenomeni di premorte individuando come la loro rappresentazione sia legata al come l'essere umano ha costruito la propria vita e al come ha distrutto la propria carica vitale attraverso la sottomissione. Scritti questi libri, si presenta l'esigenza di definire il che fare nella vita di tutti i giorni. Definire quando un gesto, quando un fare diventa magico. Definire il processo di costruzione dell'individuo. Dal momento che la vita dell'essere umano è una costruzione del proprio corpo luminoso, attraverso la quale divenire nell'eternità dei mutamenti, si rende necessario determinare il fare che rende possibile questo. Il paganesimo politeista e la stregoneria sono tali nella misura in cui la loro articolazione e la loro applicazione pratica appartiene al singolo individuo. Se venisse definita una verità o degli elementi cui giungere, il paganesimo politeista e la stregoneria perderebbero le loro prerogative. È necessario definire il percorso, ma non la meta. Il percorso, partendo dall'oggettività in cui viviamo, si può definire a grandi linee. Spetta poi al singolo apprendista stregone o al pagano politeista adattarlo alle proprie predilezioni. La meta è il livello di libertà raggiunto dal singolo. Questo appartiene solo a lui. Il crogiolo dello stregone viene qui definito per come è stato presentato nella trasmissione messa in onda da Radio Gamma 5, che trasmette da Cadonega in provincia di Padova su 94 FM. Quella che viene presentata è la prima parte del crogiolo dello stregone, è quella parte che definisce in maniera generica i principi del crogiolo. Questi principi, manipolati in maniera soggettiva dagli esseri umani, sono quelli che permettono di sottrarsi dalla sottomissione alla quale l'orrore cattolico ha sottomesso gli individui. Sottrarsi dalla sottomissione è il primo momento attraverso il quale l'individuo può guardare il mondo affermando io esisto. Oppure io sono padrone del mio divenire, delle mie trasformazioni. Senza questo nessun percorso di stregoneria è possibile e la costruzione del paganesimo politeista come religione sarà negata. Senza questo anche il paganesimo politeista rischia di mettere in ginocchio gli esseri umani distruggendoli. La genericità della descrizione degli elementi permette ad ogni persona di manipolarli secondo il proprio pensato e la propria interpretazione. Lo sforzo di interpretazione per poterli applicare è già un atto di stregoneria in se stesso. Al crogiolo dello stregone seguono altri due crogioli che alla fine confluiranno nello stesso libro, ed è il crogiolo del male e il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Il crogiolo del male definisce l'arte della magia nera cattolica nella distruzione del divenire umano. È più preciso del crogiolo dello stregone e apre alla comprensione di come i gesti più comuni ed usuali siano delle vere e proprie azioni atroci, dei veri e propri atti di guerra il cui scopo è quello di distruggere il divenire degli esseri umani mettendolo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo sottolinea come l'essere umano, una volta che si è sottratto all'orrore cattolico, scopre che il mondo è uguale a se stesso, alle proprie tensioni, esercita la propria volontà, pratica le proprie determinazioni esattamente come lui. L'essere umano scopre di essere un Dio che si costruisce e scopre di essere circondato da dei che si costruiscono, con i quali può costruire delle relazioni. Dal momento che le relazioni avvengono su piani diversi della percezione, la relazione fra dei che si costruiscono nell'infinito dei mutamenti costruisce i quattro canti del mondo. Il crogiolo dello stregone è la prima parte del che fare della stregoneria e del paganesimo politeista. Pronto?
Ciao Gianni. Senti, io oggi sono andato via, non sono riuscito ad ascoltare. Ho aperto un attimo fa e ho sentito che c'è... non ho capito bene, con la libreria qui a Treviso. Sì, con la libreria lì a Treviso abbiamo rotto ogni rapporto, cioè io personalmente ho rotto ogni rapporto. Cacchio. Ho rotto ogni rapporto perché, vabbè, ho fatto tutta la trasmissione oggi per spiegarlo, se non mi tocca riprenderlo. No, comunque è stato rotto perché secondo me la libreria è venuta meno a un principio fondamentale, quello della soggettività delle persone, e ha preteso il mio controllo, il controllo su me stesso in pratica, sul mio, scusa, mio lavoro. Sento un casino. Comunque, allora non c'è niente, cioè no, se vado là non trovo niente. Esatto. Vai là, non trovi niente. E nonostante siano stati fatti annunci anche sui giornali, nonostante sia stata fatta parecchia pubblicità, mi ha telefonato lunedì che per colpa della pubblicità che qualcuno ha fatto, cioè nel senso che non ha fatto altro che diffondere la notizia che c'era questa conferenza, i titolari della libreria si sono offesi perché non avevano il controllo sulla propaganda. E per me era già in corso, cioè stavano già pensando di rompere qualsiasi rapporto per presentarsi in maniera diversa sulla piazza di Treviso, insomma. Hai preso contatti con qualche altra realtà? No, in questo momento non ho nessun'altra cosa sotto mano, se non la radio qui che è sempre disponibile. Ho capito. E l'unica cosa che mi dispiace sono gli amici che hanno lavorato tantissimo, hanno lavorato moltissimo. No, era interessante perché c'era un punto che potevi andare quando vuoi, comodo. Se tu hai sentito le nostre trasmissioni, noi ci avevamo messo l'anima, insomma, cioè per noi era una cosa quasi nostra, Io fossi socio. Sì, ma in effetti era una cosa che si diceva, non c'entrava niente, cioè non è che avessimo guadagni, cioè non ho mai avuto niente, anzi abbiamo... Però sembrava una cosa che potesse dare il via proprio a un modo nuovo di vivere, anche il libro, insomma, anche la libreria stessa. Ecco. Sì, come autore, come iniziativa, pensavo forse anche tu, diciamo, come... Sì, in qualche maniera, diciamo, partecipi a questa iniziativa, insomma. Sì, no, io ero partecipe, nel senso che ci abbiamo lavorato. No, ma anche lavorato. No, eravamo in solido, abbiamo agevolato in tutti i modi possibili e immaginabili. È stato agevolato, per esempio, nell'acquisto del materiale elettrico, ci abbiamo trovato sconti particolarissimi, ci siamo dati da fare in questo, varie maniere. Questo vuol dire che... Se noti che metti dentro ok, non ti conviene niente. No, questo vuol dire che le persone quando hanno oggetti diversi fra le mani tendono a cambiare, a variare, a vedere cose diverse, ecco questo. Sì. Cioè erano amici praticamente, non avevano via la stregoneria, però avevano una sensibilità, cioè erano sempre stati presenti. Erano attenti a queste cose. Sì, appunto, per cui non... tutto sommato ci rimettono loro perché tu sei un motivo di attrazione, insomma, no? Da quello che ho visto volevano rompere con altri e tenermi me, cioè, però non va bene niente, insomma. Ho capito. Quando queste cose passano poi tutta l'etica va a farsi benedire, se non c'è più rispetto. Troveremo il modo lo stesso. Sì, no? Qualcosa faremo, sì. Senti, prima ho sentito quello che mi ha preceduto che parlava del Superenalotto. Sì. Sai che il stesso pensiero l'ho avuto anch'io? Cioè questa febbre non è disgiunta dalla cultura che è propria del rimettere a un qualche cosa di superiore, di eterno, cioè al di fuori delle nostre possibilità, no? C'è un collegamento, io adesso non so, saprei dirlo con le parole, tu sei più pratico di me, però certamente tutta questa speranza riposta in un paradiso che... chi lo sa dov'è. Sì, no, ma in effetti è un po' assurda, no? Solo che sta arrivando a 60 miliardi, cioè la cosa sta montando parecchio, capisci? C'è anche un'altra cosa, eventualmente se non ti dispiace mando un fax, che il modo di calcolo delle probabilità, quello che hanno detto, è sbagliato. Sì. Io se vuoi ti faccio un estratto, proprio il calcolo realistico, e vedrai che le probabilità sono molto, molto inferiori a quelle che loro hanno detto.
Prima parlavano di 140 milioni, adesso di 600, in realtà è molto molto più grande. Molto più grande. Il calcolo è anche abbastanza semplice, è un calcolo esponenziale, però non, è alla portata di tutti che hanno una calcolatrice scientifica. Sì. Te lo mando se vuoi. Non ho il fax per riceverlo. Il fax per riceverlo, mandi qui in radio. In radio la tua attenzione. Vabbè, grazie. Ok. Molto gentile. Va bene. Grazie Gianni. Ciao. Ciao e auguri, ciao ciao. Io spero che le persone che avevano riposto la fiducia nella conferenza continuino a seguire le cose. Cioè, voglio dire questo, Don Chisciotte comunque lancia in resta, si butta sui mulini a vento. Nella sua cavalcata qualcuno dice, io mi metto con te, io faccio un tratto di strada assieme. Benissimo, questo va bene qualunque sentiero una persona prenda. Non è mica detto che deve sfasciarsi la testa come me contro i mulini a vento. Qualche volta fanno qualche passo assieme e poi magari ci abbandonano. Va bene qualunque cosa, cioè fa parte del nostro modo di leggere la vita, il nostro modo di leggere le cose. Noi sappiamo che ogni persona che esiste qui in Italia ha un'influenza cattolica. E ogni persona che viene da noi ha fatto degli sforzi per tentare di superare questa influenza. Però chiaramente l'influenza cattolica è un atto di magia nera, è interna, è dentro le persone. E allora non è detto che la persona riesca a liberarsi, magari ne avrebbe voglia, però non è detto che ci riesca, magari trova delle cose che dopo la reingabbiano. Noi non possiamo farci niente su queste cose, possiamo soltanto continuare la nostra cavalcata contro i mulini a vento. E noi continuiamo per quello che possiamo, non è mica detto che un giorno anche noi magari ci succeda qualcosa per cui moriamo tutto, cioè non è detto questo. Pronto? Al centro dopo Cristo è una falsificazione. I Vangeli al centro dopo Cristo è una falsificazione, vabbè, può essere benissimo, non ha nessuna importanza. Specialmente quello di Matteo che viene scritto ben dopo il 100 dopo Cristo, almeno per alcune parti, per quanto riguarda le parti storiche. La morte di Zaccaria ben Baracchia, che è descritta da Matteo, che Gesù dice già passata alla sua epoca, in realtà è descritta da Flavio Giuseppe dopo nel 70 durante la guerra. Per cui è un falso che ti dice che per scrivere una cosa del genere, mettere all'interno del Vangelo una cosa del genere, devono essere passati almeno 30 o 40 anni. Per cui se noi diciamo che questo episodio è avvenuto nel 70 e abbiamo documentazione da Flavio Giuseppe, dobbiamo stabilire almeno altri 30 anni dopo e stiamo parlando di uno dei Vangeli più antichi. Per cui, vabbè, dopodiché tutte le vostre interpretazioni mi vanno benissimo, ma a me non me ne frega niente, perché questa parte del Gesù di Nazareth, l'infamia umana, è scritta in modo tale da pensare quelle cose come se fossero reali o comunque vissute, e in ogni caso va a individuare delle operazioni politiche vere e proprie. Pronto? Va bene, andiamo avanti ancora col discorso. Torno ancora a ripetere un'altra cosa, se non fosse stato chiaro alle persone, io sono un meccanico, apprendista stregone e un guardiano dell'anticristo, non sono né un archeologo né uno studioso di storia, a me mi interessano i meccanismi su cui si costruisce la perversione e la sottomissione. A me, perché dopo qualche data dice, ma l'autore dice questo, l'altro autore dice l'altro, l'altra cacciata mi interessa molto relativamente. A me mi interessa che i cattolici non stuprino più bambini. Mi interessa che i bambini diventino soggetti di diritto costituzionale. Mi interessa che questo sistema sociale pensi a costruire anche il proprio futuro. Mi interessa che le persone mettono in moto i meccanismi attraverso i quali costruirsi, perché questa è la stregoneria. Cioè, tutto il resto a me mi interessa molto, molto relativamente. Pronto? Vabbè, siamo le solite. I provocatori continuano all'infinito. E voglio dire questo, noi continueremo comunque la nostra cavalcata per quello che possiamo. Continueremo a costruire il futuro per quello che possiamo e per i mezzi che abbiamo a disposizione. Cioè, se io oggi ho un mezzo a disposizione come la radio, ho due mezzi a disposizione come un'altra cosa, costruisco il futuro con
questo mezzo e con l'altro mezzo che ho a disposizione. Se io ho zero mezzi a disposizione, io tento di costruire il futuro con zero mezzi a disposizione. Pronto? Ora, la costruzione del futuro è la nostra costante. Pronto? Registriamo anche queste. La costruzione del futuro, dico, è la nostra costante e noi continueremo a fare questo. Noi, parlo io, parlo per Francesco, parlo per i pagani, parlo per quelle persone che hanno la sensibilità rispetto alla vita. Bene, io spero che le persone che mi hanno seguito continuino a seguirmi e spero che la vicenda della libreria sia una vicenda che si può un attimino dimenticarla, cioè un po' alla volta sbollire anche la nausea che ha provocato dentro di me. Naturalmente sarà sbollita, verranno trovati altri siti, la radio ha sempre dato la massima disponibilità nel fare le cose e sfrutteremo chiaramente lo spazio che la radio ci ha dato, sfrutteremo altri spazi che avremo, altre sale. Pronto? Continueremo a sfruttare altre sale, altri posti, altre condizioni e la radio stessa, cioè questa è comunque la più grande radio del Veneto, ricordatevi che esistono esiste solo questa radio che fa parlare una cosa e anche il suo opposto, fa parlare il leghista e quello del PDS o di Rifondazione, fa parlare una religione e un'altra religione, fa parlare un sentire o un altro sentire, cioè questa radio fa parlare chiunque nei limiti chiaramente del suo spazio, del suo tempo e delle sue condizioni e delle persone che si presentano e questa è l'unica radio che voi trovate nel Veneto, per cui altre radio voi non ne trovate, per cui questa radio è estremamente preziosa. Io sarò il giorno 15 novembre al pranzo del tesseramento della radio, mi auguro che altre persone vengano anche per aiutare la radio anche dal punto di vista economico, dal punto di vista della situazione. E questa radio qua troverete speaker di varie tendenze e ogni persona che dice ma mi sto speaker non mi piace perché a me Claudio Simeoni mi sta su coglioni, fa anche rima oltretutto, bene, sappia che c'è anche l'altro speaker, c'è il speaker che gli piace e c'è lo speaker che non piace a lei ma piace ad altre e ad altre persone non piace quello speaker ma gli piace altri speaker, per cui io vi invito sempre ad ascoltare questa radio che effettivamente è una perla preziosa, quelle perle da non dare ai porci che però vanno effettivamente conservate in maniera, vediamo un attimo, pronto? Allora, io qui finisco la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi do appuntamento per giovedì prossimo alla stessa ora, alle ore 15 per la trasmissione normale e riprenderemo il crogiolo del male, riprenderemo la nostra rassegna stampa. Può darsi che il crogiolo del male è il crogiolo nei quattro canti del mondo. Può darsi che a un certo punto mi prendo due giovedì che anziché fare il crogiolo del male faccio un po' di rassegna stampa perché sono strapieno, cioè ho talmente tanti ritagli di giornali che io li tengo sempre nel blocco con cui vengo a fare le trasmissioni e dopo li archivio, cioè nel senso che li sistemo, li metto in ordine cronologico e me li tengo in biblioteca, me li tengo in libreria che mi servono sempre. Un giorno rifarò l'organizzazione del materiale e lo metterò in ordine di argomento, tipo questioni sessuali, sette, santi, questione come te frego il bigotto, la distruzione della scuola pubblica, come sta avvenendo adesso in Italia da parte di Wojtyla, eccetera. Cioè, tutti questi argomenti li dividerò per argomenti. Però io quel materiale, quelle rassegna stampa che faccio, io ce l'ho tutto. Non rispondo più alle telefonate, è troppo tardi. Io quel materiale ce l'ho tutto, nel senso che non è che una volta fatta la notizia piglio il ritaglio e lo butto via, no, io lo tengo, lo analizzo, lo fotocopio e per il Luigi di Treviso che mi ha dato del bugiardo,
Faccio notare che i baby deportati di Sua Maestà Britannica, Londra chiede scusa per le violenze ai piccoli emarginati fatti da suore e preti cattolici, ne ho distribuito 60 fotocopie. 60 fotocopie che stanno girando qui in radio con la responsabilità morale di ogni cristiano. Cioè ogni cristiano è responsabile morale di quell'eccidio. E io, siccome riparo fotocopiatori e faccio centinaia di fotocopie di collaudo al giorno, cioè io ne faccio tantissime fotocopie per collaudare le macchine, fotocopiare una fotocopia che butto via o fotocopiare cose che mi servono è assolutamente indifferente. Per cui io posso, in ritagli di giornale, posso fare centinaia di fotocopie, posso inondare una città se voglio. Tanto è il mio mestiere quello, per cui cioè io guadagno, cioè io mangio riparando fotocopiatori. Per non fare pubblicità non dico la marca, però non guadagno sui miei libri, cioè i miei libri chi mi conosce sa quanti ne ho regalati, qualcuno me li ha pagati per fortuna, ma tantissimi ne ho regalati e spero di continuare a farlo, cioè spero di continuare. Chiaramente quando uno mi dice ti do le 20, le 30, le 40 mila lire, beh, per me significa poter comprare la carta, pagare l'inchiostro, sistemare alcune cosette. Purtroppo siamo in un sistema sociale dove bisogna pagare quello che si prende, le relazioni sono fatte attraverso il denaro, si cerca di essere meno esosi possibile, di chiedere il meno possibile, però in effetti questo è. Bene, io non vedo i ragazzi, l'ho tirata un po' in lunga, chiudo immediatamente qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15. Vi ricordo una cosa, il primo martedì del mese Franco fa le sue riunioni assemblee in cui si chiacchiera, si parla un po' di tutto. I suoi argomenti sono sempre i soliti, cioè sempre i soliti, sono sempre sì, soliti ma nuovi anche allo stesso tempo. E se qualcuno non ha niente di meglio da fare, io martedì sera sarò qui con Franco a fare due chiacchierate, insomma, e con quelli che ci saranno. Bene, grazie per avermi ascoltato e a risentirci a giovedì prossimo alle ore 15. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeistiche e casella postale 53 Marostica Vicenza. Se qualcuno volesse telefonare in privato, siccome non vedo nessuno, io chiudo qui la trasmissione e eventualmente parlerò in privato. Grazie per avermi ascoltato e a risentirci a giovedì prossimo.